Abbiamo chiuso col Gran Premio del Giappone del 2000. Nel 2000, che lei dice Suzuka è il momento più bello. Che cazzo ne so chi è? Dove vai a mangiare? Infatti è stato talmente difficile di raggiungere questo risultato, questo campionato. Mi ricordo quando ho preso Michael dalla sua macchina per andare sul podio, gli ho detto: Michael, la nostra vita professionale, perché non potevo pensare che dopo ci sarebbero tanti drammi con Michael, ma gli ho detto: la nostra vita professionale non sarà mai la stessa, che è stato vero, ma devo dire, il Gran Premio dopo volevamo sempre vincere. E poi abbiamo avuto una successione di vittorie, di campionati incredibili. Anche pensate che quando è arrivato il signor Todd alla Ferrari tutti dicevano ma non vinciamo mai, non vinciamo mai. Poi, siccome Schumacher vinceva sempre, iniziava a dire è una noia mortale, cioè vince sempre lui, basta. Allora questo è vero, perché mi ricordo nei primi mesi della mia permanenza alla Ferrari, la gente che mi riconosceva mi diceva allora Todd, quando vinciamo? Allora, quando vinciamo? E dopo anni la gente, ma Todd, non c'è più interesse, la Ferrari vince sempre. è sempre così. Schumacher è stato ed è un suo grande amico. Ho letto anche che Schumacher l'aiutò a mandare messaggi col telefonino, l'ha insegnato a usare il telefonino e messaggi per la sua attuale compagna Michelle. È vero, perché con Michael eravamo molto in confidenza e quando ho incontrato Michelle, infatti il 4 giugno del 2004 a Shanghai, dopo raccontato... Lei si ricorda la data in cui ha incontrato Michelle perché coincide con un Gran Premio. E il Gran Premio era quello del Canada una settimana dopo. Per quello, appunto, no, lo dico per tranquillizzare a casa. Non è che tutti ci ricordiamo, lui se lo ricorda perché c'era il Gran Premio, ecco. E ho raccontato il mio incontro a Michael, mi ha detto, ma tu mi devi mandare dei messaggi. Mi ha detto, ma non so come funziona il SMS. Dunque mi ha insegnato a fare gli SMS e questo mi ha aiutato molto. Senta, la sua più grande intuizione è stata probabilmente quella di portare in Ferrari Schumacher, che allora non era ancora Schumacher, insomma lei lo portò e lo fece diventare Schumacher, aveva già vinto due titoli mondiali, ma insomma non si sapeva quale sarebbe stato il suo futuro. E fra voi c'è stato un rapporto non soltanto professionale ma appunto anche di amicizia. Attualmente la famiglia protegge molto le condizioni di Schumacher e noi altrettanto. Io però le chiedo la cortesia di portarvi un sorriso da parte di tutti loro. Lo faccio, ma oggi a mezzogiorno ero a Monte Carlo nel FI Hospitality e è venuta Carina, la moglie, è venuto Mick, il figlio che adesso corre in Formula 2. Una famiglia fantastica. Beh, allora gli porti il nostro sorriso. Sì, guarda, intanto la Ferrari è arrivata seconda con Vettel. Schumacher è una leggenda dello sport, il pilota che ha vinto, il pilota più vittorioso della storia della Formula 1, e anche a lui dedichiamo queste immagini, ma soprattutto è bello vederlo insieme a Jean Todt, che in fondo è un po' il navigatore. Ok. Schumacher ancora record, entra nella leggenda della Formula 1 con il suo quinto titolo iridato. Michael Schumacher, campione del mondo per la settima volta, la quinta consecutiva. Sì.
signor Todd ha fatto tante cose con Schumacher, ha anche recitato al cinema. Sì, allora, era nel... Asterix. Era nel 2006 e infatti avevo convinto Michael a raggiungermi in un progetto di fondazione medica e si chiama ICM, Istituto del Cervello e del Midollo Spinale, che oggi va da a Parigi, 25.000 metri quadri, con 700 ricercatori, e la cosa molto originale di questo istituto è che mezzo pubblico, mezzo privato. Dunque avevamo bisogno di trovare dei fondi. Tra parentesi, quando ne ho parlato con Michael, ci ha subito creduto e ci hanno offerto di andare a fare questo film, Asterix e le Jeux Olympiques. E abbiamo detto, ok, Asterix e i Giochi Olimpici, e quindi lei faceva... Andiamo, ma dobbiamo pagarci molto bene per dare i soldi all'ICM. All'istituto, è quello che l'abbiamo fatto. Di cui ancora lei con la signora Michelle si occupa. Eh sì, sono il vicepresidente. E quindi se ne occupa, diciamo, a tempo pieno. Mi ha detto che il suo tempo è così, 25% del tempo... A Ginevra, 25% a Parigi, 50% a viaggiare e visito più o meno 50 paesi all'anno. Ragazzi, alla mia età non è male, eh? No, io solo a pensarci mi stanco. La valigia la fa lei, no? Non sempre. È vero che lei è scaramantico? Sì. Ma ce l'ha? A me gli faccio vedere qualcosa. No! No, che cos'è? Questa è una piccola scatola di legno, sì, che porta fortuna. Esatto, perché tocca legno si dice in Francia, quindi la scatola in legno porta fortuna. E la porta sempre con sé? Sempre, la notte no. Me l'ha fatto toccare un attimo perché... Un po' le spiego. Grazie. Pubblicità, torniamo con Jean-Claude, una lunga storia meravigliosa.